Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo nuovo video vedremo altre domande di informatica per le prove selettive dei concorsi della pubblica amministrazione, in particolar modo per il concorso INPS. Nell'ambito del World Wide Web, come viene denominata l'applicazione che fornisce alle pagine web a chi le richiede? La risposta è web server. Nell'ambito della sicurezza informatica si definisce autenticazione forte un sistema che utilizza la risposta più di un fattore di identificazione. Nell'ambito delle caratteristiche di un video digitale, l'espressione profondità di colore indica la risposta e il numero di colori utilizzabili per ogni pixel. Nell'ambito delle comunicazioni informatiche, quali sono le differenze fra i protocolli FTP e HTTP? La risposta è: FTP si usa per trasferire grossi quantitativi di dati, HTTP per gestire pagine web con iperlink. Nell'ambito delle comunicazioni informatiche, quali sono le differenze tra il protocollo SMTP rispetto all'HTTP? La risposta è: il primo è un protocollo standard per la gestione delle email, il secondo per la visualizzazione di pagine web. Nell'ambito delle reti informatiche, il Packet Filter Freeware, la risposta è: lavora a livello dell'Internet Protocol dello schema TCP/IP. Nell'ambito delle reti informatiche, quale delle seguenti non è una delle funzioni del Freeware? La risposta è stabilire il percorso ottimale per i pacchetti IP. Nell'ambito delle reti informatiche, un router è la risposta è un apparato che collega fisicamente e logicamente più reti tra loro. Nell'ambito delle reti informatiche, un router è la risposta è un apparato che collega fisicamente e logicamente più reti tra loro. Nell'ambito dell'informatica, quale dei seguenti è un esempio di client dell'architettura client server? La risposta è browser. Nell'ambito di alcune comunicazioni informatiche si utilizza il protocollo SMTP per la risposta e trasmettere le email. Nelle comunicazioni informatiche, quali sono le differenze tra il protocollo HTTP e il protocollo FTP? La risposta è: il primo viene utilizzato quando devono essere gestite e visualizzate le pagine web, e il secondo quando devono essere trasferiti grossi quantitativi di dati. Nelle comunicazioni informatiche, quali sono le differenze tra il protocollo HTTP ed il protocollo FTP? La risposta è: il primo viene utilizzato quando devono essere gestite e visualizzate le pagine web, il secondo quando devono essere trasferiti grossi quantitativi di dati. Nelle precedenti versioni di Outlook esisteva un limite di spazio per la grandezza dei file PST. Esiste ancora questo limite? La risposta è: no, non ci sono più i vincoli di spazio al file PST. Nelle ultime versioni di Windows è possibile comprimere files e cartelle senza software aggiuntivo? La risposta sì. Nelle ultime versioni di Windows la combinazione dei tasti logo MS più D sulla tastiera determina la risposta e nessuna delle risposte elencate. NTFS è l'acronimo che individua un tipo di file system. Office è in grado di gestire i file con estensione ODF? La risposta è sì. Oggi la capacità della memoria di un computer si misura in, la risposta è gigabyte. Oltre che utilizzare un antivirus, cosa è necessario fare per proteggere il proprio sistema da attacchi provenienti dalla rete? La risposta è installare le patch di sicurezza. Operando sulla finestra dello stile
di Microsoft Word non è possibile creare tipi di stile, la risposta è colonna. Outlook è un client di posta elettronica. Outlook di Microsoft permette di rileggere la posta elettronica e gestire i propri appuntamenti, impegni con calendario, diario, agenda e promemoria. Partendo in modalità provvisoria, il PC ha la stessa risoluzione video di quando parte normalmente, la risposta è no. Partizione di un disco rigido, disco significa la risposta è suddividere il disco in più unità logiche. Peer-to-peer identifica la risposta una rete di computer che non possiede client o server fissi. Per multitasking si intende la risposta è la possibilità di eseguire più applicazioni contemporaneamente. Per allargare una finestra dove posiziono il puntatore, la risposta è sul bordo della finestra. Per aprire un file con estensione .pptx occorre la risposta è PowerPoint. Per aumentare la sicurezza dei dati memorizzati su un disco è preferibile usare la tecnologia RAID. Per calcolare la radice quadrata di un numero in Microsoft Excel occorre la risposta inserire la funzione RAD numero. Per cambiare una stampa da PC dimensioni del foglio occorre la risposta aprire preferenze di stampa. Per cambiare lo sfondo occorre la risposta è cliccare con il destro del mouse sul desktop, cliccare su personalizza poi su impostazioni. Per collegare in rete locale un computer si ha necessariamente bisogno di, la risposta è una scheda di rete. Per collegarsi a internet con computer è necessario sfruttare, la risposta è un Internet Service Provider. Per connettere un computer a una rete RAN occorre, la risposta è una scheda di rete. Per connettere un computer alla normale rete telefonica è indispensabile possedere, la risposta è un modem. Per connettersi a internet è indispensabile avere risposta a un modem. Per convertire atomicamente in forma estesa, esempio 31 agosto 2008, una data inserita in cifre, esempio 31 8 8, in un foglio di calcolo Microsoft Excel è necessario risposta impostare il formato della cella. Per cosa è più opportuno utilizzare l'applicazione PowerPoint? La risposta è creazione di slide animate. Per cosa sta in ambito informatico la parola PC? La risposta è personal computer. Per cosa viene utilizzata live mail? La risposta è gestire la posta elettronica. Per cosa viene utilizzato il linguaggio HTML? La risposta è creare pagine web. Per cosa viene utilizzato il programma Excel? La risposta è creare grafici e fare calcoli. Per creare un nuovo documento di testo in Word, quale di queste operazioni non è corretta? La risposta è scegliere nuovo dal menu Inserisci. Per definizione, in Windows, i file nascosti in Explorer, risorse sono visibili? La risposta è no. Per definizione, una rete wireless rispetto a una rete cablata con cavo? La risposta è meno sicura. Per diagnostica si intende la risposta è l'individuazione delle cause di errori o guasti in prodotti, software o hardware. Per difendersi dal virus CryptoLocker è necessario la risposta non aprire mai mail da indirizzi sconosciuti o files zip o Word. Per disinstallare un software in Windows è sufficiente cancellare la cartella di installazione. La risposta è no, non deve essere mai fatto come prima operazione. Per effettuare stampa pagina di prova occorre aprire la risposta è proprietà della stampante. Per far partire il PC in modalità provvisoria bisogna la risposta è tenere premuto il tasto F8 per l'avvio. Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella.